Buonasera a tutti ragazzi, un caro saluto da Pier Giovanni Salimbeni e benvenuti nel mio canale YouTube dedicato al mondo dei binocoli e degli strumenti per l'osservazione naturalistica e astronomica. Questa sera il video è un po' particolare, non vi parlerò dell'Oberwerk 120D, che è questo binocolo gigante che sto testando in questi giorni, ma vorrei presentarvi un piccolo reportage relativo alla mia prima osservazione della cometa Atlas. Quindi mi trovo presso il Monte Sette Termini, sono le 7:20, ho già inquadrato con il binocolo Venere, quindi adesso cercherò di vedere la cometa. Quindi, se volete seguirmi, vi aspetto subito dopo la breve sigla. Nel frattempo, se siete capitati qui per caso e non conoscete la mia attività di tester e la mia attività divulgativa, vi consiglio di iscrivervi gratuitamente per rimanere sempre aggiornati. Ci vediamo tra pochissimo. Eccomi qua ragazzi, come vi ho anticipato nella sigla, sto raggiungendo la cima del Monte Sette Termini. Adesso sono le 18:22, quindi in realtà io non ho tantissimo tempo a disposizione, però ho la fortuna di utilizzare soltanto un binocolo gigante e una macchina fotografica senza un'attrezzatura pesante come un telescopio, mi concederà in tempi brevi di allestire il tutto. Adesso ho terminato la provinciale, come vedete qui ci sono anche degli alberi caduti, purtroppo nei giorni scorsi il tempo è stato un po' inclemente. Adesso dovrò compiere una breve strada sterrata, quindi vorrei ringraziare sempre Maurizio Liborio, perché è il proprietario di tutta la zona alta, diciamo così, del Monte Sette Termini. E Maurizio mi consente sempre con gentilezza di andare in cima al punto panoramico con il Duster 4x4, perché in questo modo posso non solo girare le mie video recensioni, ma posso anche compiere a volte osservazioni o singole o con il pubblico in maniera abbastanza agevole. Quindi vi ripeto, ho portato con me l'Oberwerk 120D, lo Scherover 12x50 e la mia vecchia ma affidata Canon 6D con un 135 f2. Quindi l'idea è quella di riuscire a osservare e soprattutto di provare a verificare appunto la sua luminosità e la fattibilità delle osservazioni nei giorni successivi. Io ho ancora qualche minuto di strada e direi che ci aggiorniamo appena arrivo al punto panoramico. Ma tra poco. Sono arrivato in cima al punto panoramico, siamo all'incirca a 1000 metri di altezza, quindi c'è anche un leggero vento, quindi adesso parcheggio un attimo la macchina e vi faccio vedere il panorama, anche se chi mi segue per la mia attività di tester conoscerà benissimo. Eccoci qua. Allora, sono in un'ottima posizione. La cometa dovrebbe essere in quella zona, quindi adesso l'idea è monto tutto e poi cerco il pianeta Venere e dopo mi sposto verso destra per vederla. Ho portato con me il treppiede Stabilo, made in Italy, totalmente in carbonio, e utilizzo questo perché comunque è in grado di gestire i binocoli giganti. L'Oberwerk è uno dei binocoli più grandi disponibili a livello commerciale, tutto sommato stiamo comunque sotto i 9 kg, quindi questo treppiede è in grado di gestirlo alla perfezione. Ok. Fatemelo fissare bene. Mi aspettavo qualche fotografo, in realtà non c'è nessuno, anche perché comunque sono abbastanza fortunato in quanto, facendo questo come lavoro, posso permettermi di venire su anche negli orari, diciamo così, lavorativi delle altre persone. Questo è l'Oberwerk, piazziamolo subito sulla testa fotografica. Eccolo qui. Spero che si veda. Come vedete ha dei giganteschi obiettivi, guardate la mia mano,
anzi qua si vede meglio la prospettiva, da 120 mm di diametro, quindi sto guardando con due occhi da 12 cm l'uno. Ho portato la vecchia 6D, ma per il semplice fatto che col 135 f2 fornisce delle discrete immagini anche senza dover utilizzare una montatura astronomica, quindi farò giusto un paio di scatti all'alti ISO per vedere la luminosità della cometa. Quindi binocolo gigante, macchina fotografica luminosa, e poi ho portato con me lo Skyrover 12x50 che mi servirà per scandagliare, diciamo così, il cielo alla ricerca della cometa. Io sto aspettando ancora, adesso sono le 18:51, ho acceso la torcia giusto per farvi vedere un attimo il binocolo, ma dopo dovrò spegnerlo per ambientarmi un po', quindi devo ambientare la pupilla. Sono appena passati dei signori con un cane gigantesco e abbiamo discusso un attimo dell'aurora boreale e poi di, insomma, dove vedere la cometa. Io adesso inizio a spazzolare il cielo con il binocolo 12x50, quindi vi invito tutti, se avete un binocolo a casa, un 7x50 del nonno, un 12x50, di provare a osservare scandagliando il cielo. La cometa dovrebbe essere a destra del pianeta Venere. Sono le 18:56, il sole è tramontato in questa posizione e adesso ho già visto Venere con il binocolo 12x50. Attualmente è un po' presto per osservare la cometa, però sono abbastanza fiducioso perché in questa zona il cielo è praticamente limpido, c'è soltanto una lievissima foschia, ma speriamo che nel giro di un quarto d'ora io inizi a vederla. Ringrazio sempre comunque questa passione, perché con le vicissitudini della vita di ognuno di noi, uscire, andare in montagna con poche persone, sentite soltanto ad esempio un fruscio del vento, è decisamente rilassante e secondo me è un connubio anche con la natura che ci circonda e anche con il cielo. Spesso siamo impegnati a mantenere la famiglia, a lavorare, nel mondo ci sono tante guerre, però sono delle piccole pause che sono bene anche all'anima. Venere adesso è luminosissima, si vede molto bene a occhio nudo, ma non riesco ancora a vedere la cometa perché comunque c'è un po' di foschia. Ragazzi, sono le 19:17, là c'è il pianeta Venere e mi pare di percepire solo il nucleo della cometa esattamente a questa distanza. È proprio bassa ormai, sta per tramontare. Allora ragazzi, sono le 19:29 e sto guardando ancora la cometa con il binocolo. Non si vede la coda, però si percepisce un nucleo decisamente luminoso con una piccola nuvoletta intorno. Insomma, sono contento comunque di essere riuscito a vederla. Ragazzi, missione compiuta! Io sono riuscito a vedere la cometa, adesso sono le 19:28 e appena tramontata, dietro praticamente alla catena del Monte Rosa. Venere è ancora in cielo, molto bassa, e domani sera potrebbe essere ancora più fattibile. Tuttavia io ho paura che, se osserverete dalla città, ci sarà molta foschia. Io questa sera sono stato fortunato perché il cielo era veramente terso. In realtà il nucleo era molto luminoso, ma non ho visto accenno di cometa neanche col binocolo gigante. Quindi io direi che ci aggiorniamo senz'altro su Binomania, oppure sul gruppo Facebook Passione di Telescopi, o tutto, ma proprio tutto sui binocoli. E se volete seguirmi, venite a trovarmi sul mio canale YouTube, ma anche su binomania.it, perché potrete imparare a utilizzare gli strumenti per osservare il cielo e la natura e soprattutto a scegliere anche il miglior binocolo per voi. Un caro saluto a tutti da Pier Giovanni Salimbeni. Ciao ragazzi!